Scelti per competenze, pronti a iniziare a lavorare immediatamente, tutti volti nuovi, queste le caratteristiche che accomunano gli assessori che affiancheranno la neo sindaco Silvia Marchionini nella sua amministrazione, la metà di loro sotto i 45 anni. Marchionini ha tenuto per sé alcune importanti deleghe, lavoro, urbanistica, programmazione territoriale, avvocatura e patrimonio. Vice sindaco un'altra donna, Marinella Franzetti, da sempre impegnata nel sociale, dal 97 presidente del gruppo Abele. Si occuperà di politiche sociali, qualità della vita, sanità, immigrazione, casa, rapporti con i cittadini e personale. Massimo Forni, già direttore della cooperativa sociale Isola Verde, consigliere del consorzio cooperative sociali del VCO, assessore a lavori pubblici, rapporti con i quartieri, appalti, servizi cimiteriali. Damiano Tradigo, commerciante, impegnato nel volontariato per la promozione dei diritti civili, tra i primi renziani del VCO, membro dell'Assemblea Nazionale del PD, si occuperà di commercio, attività produttive, viabilità, aree di sosta, polizia municipale e protezione civile. Felice Racavice, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, già consigliere nella lista civica nella passata amministrazione, è assessore edilizia privata, ambiente, trasporti, demanio idrico e lacuale. Monica Biati è l'unica tecnica della giunta, dipendente della regione Lombardia, dal 2005 responsabile dell'ufficio che si occupa di siti UNESCO, itinerari culturali, patrimonio archeologico. A lei le deleghe a cultura, turismo, formazione, pubblica istruzione, università, bandi ed Expo 2015. Cinzia Vallone, ex presidente del CAI Pallanza e docente di contabilità e bilancio all'Università Milano Bicocca, è consulente di bilancio sociale, si occupa di piccole e medie imprese con ricerche su turismo e aziende familiari. Per lei le deleghe sono a bilancio, programmazione e finanze. La prima riunione di giunta si terrà presumibilmente la prossima settimana, il primo consiglio comunale entro il 20 di giugno. Abbiamo risolto la questione giunta ipotizzando un grande investimento sul futuro che vede la presenza di giovani, di donne, di persone fresche, coesi, capaci di dare una svolta alla città di Verbania. Una giunta formata da 6 persone più il sindaco rappresentano il modo migliore per riuscire a prendere le decisioni di cui la città ha bisogno. È tempo di innovare anche per quanto riguarda i modi di far politica, per cui puntare molto sulle potenzialità delle persone, sulla loro visibilità, oltre che il loro consenso personale, è un ulteriore aspetto da tenere in considerazione.